Benvenuti ufficialmente nell'atto 7. Come arriviamo? La scorciatoia, questo è il Seattle dei due, anche per Abby. Prova a porta dritta in centro. Fino a quei palazzi altissimi. Poi toccherà a te fare da guida, ok? No. Parte dal fiume in tempesta. Da lì in poi so dove andare. Quei ponti ci aiuteranno a superare le rapide. Sì. Tutte? Sì. Ok, prevedo diversi infetti sicuramente. O iene, non lo so. Forse più infetti, sapete? Ok, saluta al massimo e bene così. Non ho dovuto curarmi, lo sapevo. Aspetta un secondo, eh. Ovviamente quando mi ricordo di controllare ho sempre tutto. Strano. Eccolo. È il palazzo dove stiamo andando. Beh, okay. Una cosa vicina per una volta. Che succede se non portiamo le scorte alla tua amica? Dovrà operare con quello che riesce a trovare da lui. E... per forza. Sarebbe meglio. Se recuperiamo le scarpe, sì. Scusa, se vado qua, che vedo? Cosa incontro? Non entrare in acqua. Le rapide sono troppo forti. Ok, grazie del consiglio. Sai nuotare, vero? Sì. Bravo, autostima. Medagliorum, Nevada. Perso il gatto, lassù. Signore e signori, Molly! Anche i nostri cani giocano a carte, sai? Aspetta che adesso ci dormo su, eh? Ok, mai toccare le rapide, quindi... su... Ah, ok, perfetto. Una specie di pelle dentro al cuore. Lo so, giusto. Conosco diversi dentro. E devo andare su, però. Ok, di qua. Capito. Capito la faccenda. Grazie, Lev, eh. Sì, però se vado qua sono un gran coglione, perché... non vado da nessuna parte, ma invece di qua sì, credo. Questa va un secondo studiata, ragazzi, eh. Ce la studiamo così. Che è chiusa. Che fai? Ah, intelligente il ragazzo. Benissimo. Ti ringrazio. Certo. Oh, 8 integratori. Ne ho sicuramente... 10 ne ho, quindi... succa. Cioè, succo io a sto giro. 2 integratori che mi portano a 12. Questo ovviamente è vuoto. Già troppe cose mi hanno dato. E io non vedo via d'uscita, quindi credo che si debba tornare indietro, forse? No, giù no. Questo qua che guarda il muro. Vabbè.
Ok. Allora è lui che segue me, ufficiale. Ho capito a cosa serve l'islotto di mezzo. Adesso mi torna tutto. Meno male, non capendo, sono andato là. Se no andavo dritto qua e buona. Ok. Sei mai stato su questi ponti prima? Sì. Pensi troveremo molte iene? Serafiti. Serafiti. Precisa. E sei pronto ad affrontarli? Ieri l'ho qua. Ma loro ti stavano dando la caccia. Tutti ci danno la caccia. Ascensore chiuso. E allora andiamo su. Explosive. Non capisco perché l'abbia preso in maniera così lenta. Si vede che faccio le cose in maniera molto compulsiva quando gioco. Forse non si è notato. Foglietto. Da qua siamo arrivati giusto, sì, quindi praticamente abbiamo fatto il giro tondo. E in un modo o nell'altro bisogna passare però. Così. No, magari con questo. Esatto. Attento ai vetri. Ok, per ora su possiamo andarci. Mattoncino che serve. Qua è un bel salto, raga, Io lo provo. Brava, Abby. Sette pezzi. Otto, anzi, sorry. Sto bene. Sicura? Sto bene, ho detto. Ovviamente più ci si avvicina, più il palazzo sembra allontanarsi. Ma se lo butto di sotto? Si allontana. Ci stiamo avvicinando al palazzo. Che qua mi vuole dire qualcosa, ma... Ah, ok. Che lei possa guidarvi. Sempre. Messaggio fisso. La porta sarà bloccata, sicuramente. Invece no. Dovremmo procedere a zigzag. Per forza, dammi delle alternative, zio. Quando siete scappati esattamente? 2 giorni fa. E per andare dove? Non lo so, solo lontano. Minchia. Ora vuoi dirmi perché ti stanno inseguendo? Lo sai. Vogliono ucciderti perché ti sei rasato la testa. Non era permesso. È la regola. E l'ho infranta. Gesù. E perché l'hai fatto? Non lo so. Sei un tipo punk, eh? Nel senso che non segui troppo le regole. Oh. Cazzo, sono io. Sono panca bestia allora io. Bello le porte che si possono aprire in entrambi i sensi. Ok, Integratori, se ne abbiamo 19, quindi sono ancora pochi. Questa è bloccata. Stranamente no. Però attenzione, questa ci porta fuori. Quindi prima esploro anche l'ultima.
là là, c'è una combinazione. Se c'è una combinazione vuol dire che presto, presto, presto avremo un mare di guai. Però vorrebbe tanto sapere dov'è il codice. Allora, secondo me il fatto che vivano in questi appartamenti è un messaggio abbastanza chiaro. Fatemi rileggere un secondo. Allora, messaggi tra vicini. Gira. Qualche provvista in cassaforte, combinazione del numero del nostro appartamento seguito da quello del vostro. Loro vivono al 302. Noi viviamo al 302. Sì, loro vivono al 304. E quindi sarà 302-304 per forza. Quindi 3 0 2 3 0 4. Oh fra, calmati. Oh, perché fai resistenza? Oh, vai. Sì. A posto. Rubiamo ogni cosa. Cos'è? Armi improvvisate, tattiche terroristiche, manuale pratico. Ok. Armamenti. Perfetto. Impara l'arte. Trofeo. Allora, di integratori siamo a 19. E con uno magari avrebbe fatto comodo. Oggetti più rapidi, armi da mischia potenziate più robuste. Perfetto. E allora direi che a questo punto la nostra avventura può ufficialmente proseguire. Giù, no. Su, sì. Sì. Questa è aperta per forza. Yes. Giù, no. Dritto, sì. Allora, tu mi dessi qualcosa. Beh, mi ha appena dato una cassaforte, quindi insomma, per un po' siamo freschi. Bottiglie l'abbiamo. Quando hai imparato a usarlo? L'arco? Da piccolo. Sei in gamba? Mai quanto gli altri. Beh, zio, Yara non c'è in questo momento, quindi attaccati al cazzo e pensa a cosa devi fare a te più che a tua sorella, no? Ci hai pensato? Comunque 9 pezzi sono buoni, perché poi quando li incontreremo i cosi per modificare farà molto comodo. Qua posso buttarmi? Sì. Merda. Sapevo. Il problema è che io devo, per forza di cose, spaccare il vetro. E ovviamente cosa c'è? Il clicker, no? Che faccio? Lancio? Lancio per forza. Preso in faccia. E vaffa culo e bloater. È che non vedo un cazzo. Bello, un clicker e un bloater, fantastico. Ok, in qualche modo l'ho preso. Non so come, però l'ho preso. E ovviamente è ancora vivo, no?
Perché adesso non più. C'ho 11 colpi di fucile. E lui è lì. Via. Devo prendere uno modo nell'altro. Ok, qualcosa gli ho fatto. Dove sei, coglione? Vieni qui, coglionazzo, vieni. È morto. Oh, grande Lev. Grandissimo. Sì. Tu sei un fenomeno. Quanti serafiti hai ucciso? Altro che quell'altro che andava con Ellie. Jesse, come si chiamava? Sì, Jesse. Pace all'anima sua, ma meglio. Meglio Lev, raga. Mi dispiace aver buttato via il martellone che mi avevano dato i serafiti, però. Si fa di necessità virtù. Ok. Qua ci siamo. Adesso c'è da proseguire. Ispezionare mi pare di aver ispezionato. E allora qui. Non è dove eravamo prima, vero? No. Qui la corrente è fortissima. Devi stare molto attento, intesi? La corrente è fortissima, quindi... Oh, togliti dal cazzo. Non ci posso più salire, però se c'è andato lui ci posso andare anch'io, dai. Brava, bravissima Abby. Ok. Vai prima tu. Che poi vado io. Per ora non vedo nessuno se non un uomo morto. Il che non promette per niente bene. Banco da lavoro. Però non ho tanti pezzi. Ne 51 volendo. Vorrei tanto poter... Oh, qua c'è qualcosa. In totale ce ne sono 6. Quindi ne ho 57. Adesso ne ho 64. Chi è? Non lo so. Non è un lupo. Saremo migliaia. Tamponi, famosi tamponi. Smettila di chiamarci Iene. Certo. Adesso ne ho 71. Adesso ne ho 75. E meglio che io perdo un attimo qualche minuto qui per poi proseguire. Allora, io non so come funzioni la corrente qui, però ok, cioè come ci sia arrivata. Cerchiamo i potenziamenti da 50. Non questo. Ok, più 55% di stabilità è tanta roba, raga, eh. Ok. A posto. Tutte le volte che salta mi fa prendere un colpo assurdo. Adesso no. Però adesso è tosta. Bravissima. Anche te che però ci aspetta un secondo prima di saltare, no? Qua c'è nessuno. Il posto giusto. Sì, da questo palazzo si arriva a quello accanto. Diciannove integratori, buono. Adesso vado a modificare, eh. Anzi, più che altro vado a potenziare.
Qua sotto è... boh, forse è sconsigliato, non lo so, però... adesso mi occupo degli integratori. 50, 50, 40, 40, 20. Ok, andata. Possiamo scendere anche di qua? Di qua si sale invece. Allora aspetta un secondo, perché là sotto ho visto qualcosa. Magari poi ne è un cazzo, eh. Ci sta. Pericoli non ne vedo e non ne sento per ora. Certo, quell'altro smettesse di ansimare, io starei un pochino più tranquillo. Bello. Il viaggio del nulla lo chiamerei questo, sapete? E allora torniamo a noi. Di qua si va di lì. Molto la guida turistica, la mia spiegazione. Di qua si va di lì. Qua rompere vetri inutile. Forbici. Lama più che altro. Ma che cazzo? Fra, no, aspetta. Tu sei di fuori. E se io faccio giro largo? E non vorrei che questo giro largo mi costasse qualcosa. Oddio. Abby soffre di vertigini, l'ha sempre detto. Basta guardarla in faccia prima che si butti. Oh, raga! Puntuale proprio. Di qua! Certo, fa le espressioni cattive appena si avvicina a qualcosa di pericolante. Oh cazzo! Devo fermarmi un secondo e non l'ho fatto. Eccoci. Seguimi. Quanto dobbiamo salire? Un bel po'. Tantissimo, vero? Che bel posto, molto invitante. Quasi quasi ci vado a cena. Tra l'altro... sono le 7. Un po' di famina ce l'ho. Sbruffone. Non è difficile. Ok. Un manufatto. Così dal nulla. Al di là c'è qualcosa? No, perché a volte vedi una strada e percorri per forza quella. Vabbè, tranquilli, tutto crollato, quindi non c'è problema. Voglio prima proseguire quello che faccio adesso. Allora, proseguiamo. Perché non ne sapevo niente? I lupi non guardano su. Come sarebbe? Voglio dire, voi avete armi e soldati, ma noi troveremo sempre un modo per aggirarvi. Puoi anche smettere di dire noi, visto che vogliono ucciderti. Esatto. L'apostata! Oh, merda! Apostata? Cazzo è l'apostata? Bene. Vai. Dovevi sparire per sempre, Lily! Boom! Così. Cazzo duro. Ma lì è... perché lui è non binario.
Io sono non furgone. Però Lily quando è femmina come fanno a non vederlo? Lev quando è maschio, quando si sente maschio. Ok, giù. Ce n'è uno là. E uno laggiù. Devo capire che giri fanno però. Lev, sta buono. C'è un'intelligenza artificiale sto gioco che è spaventosa. Ne ho perso uno, non va bene. Ma dove sono? Sono qui. Sono qui. Mi fa pezzi. E da dove? D'accordo. Come sei cogliona proprio. Vieni che ti prendo. Tre uccisioni silenziose, l'ho fatte forse la prima volta che le faccio, perché a me piace fare casino. Uno perché sono scarso, due perché mi piace l'adrenalina. E dovrebbero momentaneamente essere finiti. Credo, penso e spero. Andiamo. Che vuoi? Ti aiuto, ce la faccio. Sicuro? Convinto te. Hai sentito come mi chiamavano? Lily. Sì. Vuoi chiedermi perché? Non mi interessa. No. Ok. Adesso perché? No, ci speravo, lo disse, dai. Lo dicesse, sorry. Allora, sì, quando sono concentrato il mio italiano spesso va proprio a farsi fottere, senza mezzi termini. Questo però ragiona sempre bene. Wow. Minchia. Bello. L'hanno fatto le iene. Serafiti. Ok, devo ammettere che è piuttosto fico. Cos'è? Un altro banco da lavoro, ma notevole. Io ti ringrazio. A volte per tipo 4 capitoli non me ne dai neanche uno. Adesso me ne hai dati 2 praticamente super avvicinati. Io ti ringrazio, ma anche con 13 integratori che mi portano a... No, aspetta. 2 pezzi. Niente. Mi ha dato gli integratori che forse qualcosa posso farci. Eh no, 40. È il minimo. A volte faccio presto a confonderli. Oh! Una per la balestra. Non male. Tra l'altro è qualcosa che dovrei anche ricominciare ad usare. Ok, seriamente, fin dove arriva? Colgo l'occasione. Condoglianze per vostro figlio. È un onore. Ora, dove è quello tuo? Te l'ho ucciso io? Speriamo. Sarete orgogliosi. Lo siamo, grazie. Che cazzo? Sono morto un altro bambino. È un grande onore. Elizabeth sembra felice, ma forse non è ancora pronta. Gli anziani sanno cos'è meglio. Andrà sulla tutto testa. Bene. È un arcello. Sì, certo. Sono un coglione.
spara subito, non è come Assassin's Creed che si ricarica. Ho palesemente perso un colpo per nulla. Grande Adri. Fenomeno indiscusso. Niente, lei ci protegge. Sicuro? Io però ti voglio prendere a tutti i costi. Dov'è che vai? Lontano dalla... la mia gittata, quindi mi tocca andare su per forza. No, lei no. Godo. Veniva da là. Merda. Sono nella merda. Non mi dire che scendi qui. Setacciamo il tetto. C'è qualcuno. Merda. Oddio. Perché non caschi di sotto? Ah, grande Lev. Grandissimo. Non voglio il piccone però. Voglio la balestra. Ha funzionato, cazzo. Oh, però cazzo di scontro questo, eh. Minchia. Che fa lì dietro? Va bene, mi muovo. Godo. Fuori. Dal cazzo. Bastardissimo. Bene. Adesso. Meno male era più veloce la creazione di Kit, però vabbè. Siamo arrivati all'inevitabile momento di usare i kit medici. Oh, sono resistito abbastanza, eh. Godo. Sono distante. Bella mia. Godo. Finita la favola, balestra. È stato bello così. Certo, per combattere è un bellissimo posto, però è molto scomodo. Minchia se è scomodo. Ok. Bravo. Fuori. Devo cambiare arma. Tu sei lì dietro pensando che io non ti veda. Che t'allontani? Che c'è, paura? Fighettina del cazzo. Fuori. Aveva un cappuccio, pensavo avesse un elmetto. Ok, c'è qualche munizione, bene così. Mi sa che sei rimasto da solo.
Non vorrei, anzi sì, vorrei darti questa triste notizia che sei rimasto da solo, Fort. No, siete rimasti in due, scherzo. Ok. Ok. Fuori. Quanti colpi la testa ha dato? Un botto. Ok. È lassù. Uff. Credo che potessi prendergli veramente tutte le munizioni che c'è in saccoccia. Sono ancora due. Lo so che stanno aspettando che io mi avvicini, ma qua sei troppo goloso, zio. E non posso prenderti perché ho dovuto caricare l'arma. Bella merda. Merda. Sbagliato la mira. Corre! E vaffanculo. Oh, una barretta energetica, non ci credo. Non l'hai uccisa, ma vaffanculo. Ho un dardo solo e uno per la vita. Bene, vai. Dovrebbero essere veramente finite adesso, per forza. Fanculo le iene. Ok, sono finite. Non ti ho mai sentito imprecare, Ned. Era la mia prima volta. Vabbè, meglio tardi che mai. Venti energia, stiamo praticamente recuperando quasi tutto quello che abbiamo perso. Si sale di qui e ce ne andiamo. Grazie per avermi restituito il dardo che con estrema precisione gli ho conficcato in gola. Ora beh, direi di cambiarlo assolutamente. Fammi indovinare. Su. Sì. Integratori, ne abbiamo 41. Ok. A posto. Questo tutta la vita. Sono rimasto con un integratore solo. Fantastico, bellissimo. Ah. C'è un ascensore. Per forza. Tira giù quella porta. Posso darti un consiglio? Dio. Pensa solo ai vantaggi della porta. I vantaggi? Sì, tu corri più veloce. Aumenta la concentrazione. E senti meno il dolore. Ogni emozione. Le mani sudate. A freddo. Sono tutti segnali di rafforzamento. Anche qua dove c'era la corrente lo sanno solo loro, però ok. Pensa che il corpo si sta preparando ad affrontare il dolore. Solo da deboli troviamo la nostra vera forza.
Ok. Il gatto, cazzo. Parola di oracoli? Sì. Oh, un altro bel dardo. All'elettricità e a queste aberrazioni da vecchio mondo. Esistono eccezioni, soprattutto per i soldati. Troppo comodo. Non mi so guardando. Aspetta. Stavo per dire, non mi sto guardando intorno tanto, non c'è niente. Magari qua forse c'è qualcosa. Ma non promette bene, di certo. Sto cielo qui promette ancora di meno. C'è vento qui. Ma va, è 300 metri d'altezza. Che cazzo è quello? Vorrei vedere. Lev, seguimi. Cazzo. Un passo alla volta. Oh. Non so se ce la faccio. Oh, merda. È difficile come sembra. Ok, bene. Adesso ci sarà sicuramente una parte più lunga. Sì. È una cazzata. Ma no! Cioè, non è il tragitto più comune. Mei she guide you. Che lei vi guidi. Oh mio Dio. Non guardare in basso. Qua potrei saltare volendo. Come ti senti? Sto aspettando la mia vera forza. Fico. Esatto. Fichissimo. Cosa? Lascia perdere. Ok, vabbè, qua se tipo rimane attaccata a sinistra, ci sta. Come vanno le cose tra te e il tuo amico Owen? Oddio, leva adesso! Vai e basta. E scopano. Tutto qua. Ce l'ho fatta! Ok, siamo salvi? Speriamo. C'è un secondo di autocelebrazione. Non ancora! Vieni. C'è un cazzo qua. Perché? Perché? Vedrai! Ma che cazzo, Lev? Oh, merda. Tutto bene. Guarda me. Merda. Vabbè, tu la fai facile, zio, ma... Oh, cazzo. Fanculo. Ok, dritti. Dritti. Dritti, buono. Come fai a non avere paura? Pensate ci fossero, tipo... degli obiettivi secondari, una cosa così. Che cosa, allora? L'oceano. I cani. Certo, quando sei a 400 metri di altezza è facile pensare alle altre cose. Ci siamo. Sicuramente. Qua. Beh, questa è stronzissima, però. Guarda, da qui si vede l'ospedale. Oh, cazzo! Oh, cazzo. Ricordaglielo più che altro. Non ce la faccio, Lev. Non posso. Sì, che vuoi. Non posso. Fidati di me. È un po' a sinistra. La vera forza. La vera forza. Forza, ci sei quasi. Aiuto. Puoi farcela. Io morirei. Calma. Calma. Io sei tipo rimasto laggiù. Culo. Siamo quasi. Va bene. Va bene. Brava. Oh. Nell'acqua. Vabbè, l'importante è non morire.
Sei pronta? Ed è no. Grazie. Ok. Alla faccia della scorciatoia. Ok. Ok. Bella bagnata, no.